Bentornati in nuova puntata di A tu per tu. Questa sera eh, siamo venuti a trovare a casa Ilaria Bidini, conosciutissima, immagino da molti di voi telespettatori, l'abbiamo conosciuta in questi anni con la sua grande forza di volontà, soprattutto per denunciare il problema perenne ad Arezzo delle Barriere architettoniche, ma questa sera, oltre a tornare a parlare di questo problema insieme a David Faltone. Buonasera a tutti. Che saluto, eh, vogliamo anche conoscere di più Ilaria proprio come, come persona. Tra l'altro, Ilaria, proprio recentemente, no, tu hai non solo scritto dei libri che riguardano la tua vita, ma li hai anche letti tu stessa e, e li hai diffusi attraverso YouTube. Quindi è stato un video racconto proprio in cui hai ripercorso la tua vita fin da prima della nascita addirittura perché già prima di nascere hai fatto parlare di te i quotidiani Aghetini hanno parlato di te ecco ci racconti proprio sì, dal, eh, dall'inizio eh, di, di questa storia perché comunque sei stata destinata è che eri destinata comunque a far parlare di te eh sì diciamo che appena appena sono nata ho voluto subito fare scalpore perché perché tra tutte le persone retine ero l'unica appunto che è nata con una patologia genetica oltretutto rara, chiamata Ostogenesi imperfetta. E posso dire che fin dalla nascita ho iniziato appunto a combattere. Che ricordi hai della... dei primi anni dell'infanzia? I ricordi che ho sono soprattutto per quanto riguarda i viaggi che ho fatto in Francia per le operazioni. Poi, oddio, non è che mi ricordo proprio tantissimo, però più che altro potrei raccontare che purtroppo ho avuto tanti problemi sociali, soprattutto a scuola. Di che tipo? Eh, per esempio, all'alimentare, no. Però alle medie ho subito molto bullismo, mi trattavano male, mi dicevano handicappata, mongoloide, facevano degli scherzi. Infatti anche questo lo racconto molto sul libro. E lì per lì eh, non reagivo mai, praticamente piangevo quasi tutti i giorni, lo dicevo ai miei genitori. Però poi qualcosa mi è scattato dentro. Io ho detto proviamo un po' a tirare fuori le unghie, vediamo un po' come va. È difficile, sono argomenti molto forti, fa piacere vedere che te ora li vivi con molta serenità, però insomma certo non deve essere stato facile, e, ma erano i, i tuoi compagni di classe che si rivolgevano... E, ma, so, gli altri tutti o solo qualcuno non si rendeva conto del suo comportamento nessuno no, eh, gli faceva notare ora io da come so molte persone disabili hanno avuto questi problemi praticamente tutte quelle che conosco e problemi li avevo con i miei compagni maschi perché eravamo in una classe praticamente erano tutti maschi io ero bassina ero diversa perché per esempio anche il banco era più basso di quelli degli altri, mi avevano tagliato le gambe per dirla proprio in parole povere. E anche quello era un motivo per prendere in giro, per denigrare, però io da una parte sono contenta di, questo, di quello che è successo, perché mi ha aiutato a formare il carattere di... Avevi mio. anche delle amiche, degli amici che invece erano con te? nella classe ti sostenevano, ti supportavano oppure sì, non so, poche persone una due o tre persone che tutt'oggi ho ancora come amiche che si chiamano Francesca ed Alessandra e loro mi hanno sempre sostenuto anche perché anche loro venivano prese in giro purtroppo ma ecco ora, eravamo compagni di sventura Come guardiamo diciamo avanti oggi invece il rapporto con la società, con, eh, con il quotidiano, insomma, è cambiata la situazione, quindi siamo in un, sei in un con, eh, non hai questo tipo di difficoltà, ma magari ne hai altre, ci vuoi dire un po'? Eh. Questo tipo di difficoltà per fortuna no, e ho avuto dei problemi al lavoro, mi hanno fatto del mobbing, se così si può chiamare, però anche ora, come ora, ora no. Anche di... Ora no, prima qua, sarà 5-6 anni che ho smesso di lavorare. Che facevo la centralinista in un centro per persone con vari problemi, tra cui Alzheimer, Parkinson. E ho lavorato 7 anni e 11 mesi. E purtroppo ho avuto dei problemi, però, con eh, la mia responsabile. E quindi da lì non hai più lavorato, cioè hai no. smesso di lavorare per questo motivo oppure per... Ho smesso di lavorare perché purtroppo caddi, mi ruppi il femore e sono dovuta stare tipo 4-5 mesi a letto e quando sono tornata ho avuto la bella sorpresa che al mio posto all'ufficio dove lavoravo io c'era un altro. Io ho detto "Ma come? Mi avete già sostituito?". Me l'ho sono legata al dito, ho chiesto spiegazioni. Mi hanno detto, eh, dice, questo fa parte di un progetto che si chiama Giovanni Sì, prova a lavorarci insieme. Io ho detto, vabbè proviamo, però visto che mm, non mi ci trovavo, poi quando vai in un posto e non ci stai più bene, soffri psicologicamente, non, eh, non è il caso di, di continuare. Più. E così mi sono iscritta all'università. Ecco, tra l'altro sta andando molto bene, no? Sì, che facoltà, sì. che Faccio scienze dell'educazione e della formazione e è una cosa che era tanto che io volevo fare perché uno dei miei grandi sogni è diventare educatore sociale per poter anche trasmettere, eh, non dico che la forza perché non mi sento una persona forte però quella determinazione che ho avuto io nell'affrontare queste difficoltà la cosiddetta resilienza in termini pedagogici appunto. E nel mondo accademico universitario l'hai trovato aperto oppure ci sono dei pregiudizi anche lì? No, per fortuna non ho avuto nessun problema con i compagni inizialmente, con eh, alcune compagne perché non volevano sedersi vicino a me, non so per quale motivo, pure io non ho mai morso nessuno, però piano piano... Sai, è, è normale provare un po' di curiosità, anche un po' di paura, perché cioè, mi rendo conto che una come me non si vede tutti i giorni. Però magari per quelli che mi conoscono nel profondo poi si capisce che alla fine sono una persona, non so un alieno o chissà cosa. Tra l'altro hai scelto con questa tua forza di volontà, poi dopo nella seconda parte parleremo di quali sono le difficoltà oggettive anche dal punto di vista tecnico no? del, eh, proprio delle barriere, eh, però adesso mi volevo focalizzare proprio sulla tua scelta anche comunicativa, perché ovviamente hai scelto no? per portare anche con forza all'attenzione del pubblico questo problema, no? hai scelto una strada ovviamente di essere come qualcuno ti ha anche detto, no? al centro dell'attenzione, che poi non è un difetto, ma semmai è un pregio. Eh, e, eh, e quindi hai deciso in prima persona continuamente, no? a parte dei mezzi di informazione, ma anche su Facebook, su YouTube, eccetera. E quindi sei molto conosciuta e da quando sei molto conosciuta ti senti guardata in modo diverso, pensi che eh, questo possa essere servito a far vedere anche il mondo della disabilità con normalità. Ma senti, io ci provo. Ho iniziato facendo una piccola protesta per le vie di Arezzo con un gruppo di ragazzi, tre o quattro persone. Siamo andati in centro storico con un megafono a fare Abbasso le barriere architettoniche. <ride> C'era proprio una cosa molto spartana così. Poi il megafono ci ha abbandonato perché era con le pile. Però ho detto ma perché io devo far finire qui questa cosa? E un bel giorno ho detto proviamo ad aprire un canale su YouTube. E per rispondere alla tua domanda, oddio, purtroppo tra tante persone che mi amano ci sono anche tante persone che mi odiano. Famosi haters. Sì. Sì, eh, mi dispiace dirlo ed è un po' assurdo, però tra questi tante persone con disabilità, quindi vabbè, è un pregiudizio pensare che ci si vuole bene tra di noi, tra parentesi, però anzi io ci sono poche persone con disabilità con cui vado d'accordo. Pensi purtroppo. che ci sia una sorta di invidia perché loro non riescono a trovare questa... Questa forza che, di volontà che hai tu? Ma ora, senti, non lo so, mi piace pensarlo perché altrimenti non saprei come mai. Però io, io non è per vantarmi, però almeno ci provo, ci ho messo la faccia. E mi chiedo perché, visto che sono tanto invidiose queste persone che mi odiano, non ce la mettono anche loro, appunto. Davide. Ho visto che hai il cane, ora non so come si chiama, mm, il rapporto con gli animali com'è? Come, eh, si, come lui, sempre, sta, sei sempre sei attratta, quindi da, ti piacciono? Il... Sì, oddio, io sono stata anche vegana, e qui ora gli ex amici vegani mi ammazzeranno, però per un motivo o per un altro un po ho smesso, più che altro per motivi economici. Però gli Perché animali. Costa tanto mangiare. Mangiare vegano come voglio io. Diciamo da goloso, sì. Io minimo 80 euro di spesa, non li spendevo. Però gli animali, sì, sì, mi piacciono. Non tutti, eh. Alcuni, insomma, i cani più che altro. Sul tuo canale hai sfatato un altro tabù, no? Che è quello della sessualità dei disegni. Eh, ti volevo arrivare, ti volevo arrivare. <ride> Ecco, immagino che questo ha, ha contribuito da una parte a farti amare dall'altra okay. a esporti delle critiche, perché tu cioè, con molta chiarezza hai detto la, la mia sessualità è come quella di chiunque altro. Eh, sì, infatti il video che ho fatto sulla sessualità, che ho toccato anche l'argomento figli, ha generato parecchio scalpore, me l'hanno dette di tutti i colori, soprattutto le donne. Eh, ma i figli non si fanno, è un atto egoistico. Eh, io non ho mai visto una persona più egoista. Però sinceramente sono affari miei. Cioè. Io è vero che ho il 50% di probabilità di trasmetterlo, la, la patologia. Però è anche vero che conosco tante persone, tra cui Sara Ceccherini, che è una mia amica, che ha avuto dei figli e non hanno l'ostigenesi, perché tra individuo sano. In teoria sarebbe, prendiamo il mio fidanzato, no? E l'individuo non sanno che sarei io. Non, difficile che venga un bambino con questo genere. Comunque verrebbe con la forma che ho io, che non è proprio gravissima. E sì, la sessualità bisogna parlarne perché si crede che i disabili non, fatti, non abbiano rapporti sessuali. Non riesco a capire perché, forse è un fondamento un po' cattolico, non so. Vabbè, comunque la maternità è diversa dalla sessualità, perché chiaramente la sessualità sì. non preclude la maternità, ma nemmeno è, è, cioè, diciamo, la sessualità deve essere fatta per procreare. Ecco, quindi... No, quello no, assolutamente. Ma c'hai un fidanzato, c'hai no? sì. un fidanzato, quindi sei soddisfatta. Sì, sì. Eh, bene! <ride> 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 <Chiaramente>. <ride> <Molto>. <ride> tra l'altro, anche l'arrivo nella tua vita no, di questo ragazzo che abbiamo anche conosciuto nei mesi scorsi. Eh, questa è stata una tappa della tua vita, tra le più, forse non so se la più importante eh, tra, sì. le, tra le più importanti. Tra l'altro, avete raccontato su fanpage la vostra storia, sì. e anche lì ci sono stati anche delle cioè dei messaggi brutti che avete avuto. Eh, parecchi, anche ora il video che abbiamo fatto viene commentato da idioti, e che persone che bestemmiano, per si divertono così a insultare a gratis, per me si possono definire solo col termine idioti. E però ho avuto anche parecchio successo, è piaciuto ma ecco ti posso chiedere una cosa? ma sì. perché questo bisogno di esternare in questo modo queste cose tue questa, anche quest'intimo, no? cioè, forse, cioè, perché? perché bisogna far capire alle persone che siamo persone che la disabilità non, non, non è un mondo a porti Sì, però non, eh. te, ecco, intuisco che te hai questo bisogno, forse un po' di eh, educare gli altri, mettiamola così. No. Però ecco, anche le, viverla tranquillamente la tua vita senza, senza esternare nulla non sarebbe sufficiente, non sarebbe la stessa cosa, non sarebbe sufficiente. Ma eh, ora io ora come ora per me è come un, un obiettivo di vita, me la sono presa quasi come missione, perché poi. Vedo che non lo fa quasi nessuno. Chiarezzo, per esempio, lo faccio solo io, anche di, di fare tutti questi video. È vero che viene vista come un modo per parlare di me, per eh, farmi vedere, però. Un po' per sfidare ehm. il prossimo, no? Sì! Questo aspetto qui l'hai valutato. Sai, da una parte purtroppo quando ti senti. Sempre offeso quando senti sempre le solite cose. È brutto dirlo, ma senti anche il bisogno, anche se non dovrebbe essere così, di dimostrare che sei una persona. Quindi c'è un po' un bisogno di rivalza nel tuo in questo in modo? A parte sì, però lo scopo principale è cercare di abbattere questi muri che fanno parte della nostra società. Allora, siccome la tua mamma ci ha portato il caffè, non è per interrompermi. Ci fermiamo un attimo e Benissimo. torniamo tra poco e parleremo dei problemi di, di, per Ilaria ma per tutti i disabili in una città come Arezzo. Ci vediamo tra poco. La seconda parte di A Tu per Tu a casa di Ilaria Benini, insieme al nostro David Faltoni, eh, abbiamo parlato nella prima parte diciamo, dell'Ilaria, della storia, dell'Ilaria, l'abbiamo conosciuta meglio. Eh, so che eh, sei riuscita a avere l'autografo di Carlo Verdone. Che, eh, come saprai io penso l'avrai visto varie volte, in un film in particolare. Aveva sollevato la problematica nei primi anni 90, eh, con, nel film con la eh, del, diciamo del politicamente corretto no, del mondo della disabilità. Che lui, in quel film, fa il conduttore televisivo di una trasmissione specie diciamo, I Fatti Vostri, in cui cercavano la storia, lo scopo a tutti i costi. A un certo punto, eh, lui sfrutta le storie, eccetera. A un certo punto. Asia Argento che è in una carrozzina va nello studio e protesta con il modo di condurre che ha e lui gli dà della gazzista diciamo i veri gazzisti siete voi disabili ovviamente un potiferio, la trasmissione gli viene chiusa, lui va in disgrazia poi in realtà inizia una storia con Asia Argento ecco un film questo che ha avuto il merito di aprire un dibattito no? sul, mondo, sul modo anche in cui la, la disabilità viene trattata anche in televisione in eh, televisione purtroppo c'è molta, molta disinformazione perché o le persone disabili vengono trattate come dei supereroi che fanno chissà cosa, oppure vengono trattati come dei fenomeni da baraccone. Infatti, come ho detto anche nel libro, una volta c'erano i freak show, però ora come ora la cosa è un pochino cambiata ma in maniera diversa. Ora non c'è più quel, quel denigrare così diretto, però comunque anche questo è una specie di pregiudizio. E il fatto di pensare che le persone disabili siano dei supereroi, secondo me è un pregiudizio all'incontro. Perché alla fine, come ho detto sempre, sono persone che semplicemente vivono la loro vita, tutto qui. Voglio tornare anche la storia con Federico. Come vi siete conosciuti e ecco, in che modo siete entrati in contatto? Che cosa vi ha unito e che cosa continua a unire? Siamo conosciuti perché io una sera ero un po' giù, era qualche anno che avevo chiuso col mio ex fidanzato e, e niente, praticamente una sera mi scrive un certo. Federico, Cappelli, KDJ, su Facebook io ho detto ora, questo chi è il fatto? Pensavo che era uno che insomma mi voleva dare fastidio perché ce ne sono tanti insomma che ti rompono le scatole. Però dopo mi fa eh, ho visto un tuo video, ti seguo sempre, insomma lì per lì ho detto ma io avevo visto che era un DJ, ho detto ma io veramente con un Dicei. Non ci voglio niente a no. che fai, no. Poi invece dopo, chiacchiera, chiacchiera, si parlava tutte le sere. Poi ci siamo, insomma, conosciuti e io sono andata da lui per la prima volta alla California, che è un paese in provincia di Bibbona a Livorno. lì è scoppiato il colpo di pulito. Eh, appena ci siamo visti è stato l'amore a prima vista, perché non so spiegare come, ma è stato come se l'avessi conosciuto da sempre. È stato molto carino, gentile, anche con la mia famiglia, molto galante. E poi piano piano siamo messi insieme. E' andata a vivere insieme? Ora abbiamo fatto un po' di convivenza, un po' qui ad Arezzo, un po' alla California, e si spera in futuro di andare a stare insieme. Credi che le anime siano legate in qualche modo? Eh, diciamo che si incontrino per questo? Ma senti, io al destino fino ad oggi non è che ci abbia creduto più di tanto, però ho detto come ho fatto tra tutti i miliardi di video a trovare proprio il mio. È una cosa un po' particolare. A me mi piace pensare e non sono tanto credente, eh, che sono stati un po' i nostri nonni ad averci fatto conoscere, incontrare. I vostri nonni che vi che che proteggono sì, da scuola sì, senti, oggi è la festa della donna. Che significato ha per te questa festa? Beh, sinceramente, oddio, come festa commerciale, non tanto, perché comunque è inutile trattare comunque, bene le donne oggi. Sì, però sai magari, che questa eh, non è. Non è la festa no, della no. donna, ma nasce da un, è una ricorrenza, no? Quindi sì. l'emancipazione della donna, quindi te che sei donna con queste difficoltà, e, e, e da quanto ci dici sei comunque alla ricerca di un tuo, di un tuo riscatto, diciamo, sociale, no? e quindi ecco che significato ha questa giornata? No, di la verità non è che ci abbia mai pensato. Più Di tanto, e eh... eh, insomma, parliamoci chiaro: si, donne, si dice che non le donne, non ah, ecco, comunque, Dici, <ride> dire... con, non con tutte, no. Ma diciamo Però... che fondamentalmente la condizione della donna è purtroppo molto difficile. No? Oggi è migliorata, quindi, il rapporto tra nelle nostre società, perlomeno, insomma siamo se, se non alla parità ma insomma ci siamo quasi magari in molti paesi ancora no però eh, ecco essere donna con delle disabilità evidentemente è una difficoltà sulla difficoltà no? Eh, più che altro ecco anche questo tanto per essere chiari te pensi che prima ci raccontavi dei tuoi rapporti difficili con i compagni di scuola ah. ma anche ora ma pensi se eri uomo era diverso o era la stessa cosa? Oddio, se ero uomo li piamo a botte. No, ma ecco, ma pensi la... Eh, ti sei mai chiesta questo? Cioè, hai avuto questo tipo di difficoltà perché, oltre che disabile eri donna, oppure pensi che era uguale? Cioè, no, ti è capitato di vedere non... altri disabili uomini che hanno meno, avuto meno difficoltà di No, dite? secondo me no, perché secondo me tutto ruota intorno al fatto di avere l'osteogenesi, di essere più bassa che magari anche avendo un aspetto diciamo più infantile si crede che mi si possa trattare come, come si vuole infatti l'ho visto che anche a lavorare era così purtroppo ad esempio a me è capitato che ne so che la vecchietta di turno mi viene lì e mi fa ciao bellino così ma io non so cioè capito non so un pupazzetto pure amore, come stai Ora, per fortuna non succede più, però sono <ride> un uomo e dicevo: Ascolti, io... non è il caso, eh, sì. no. senti, eh, quest'estate noi ci avevamo trovati. No? Tu avevi fatto un appello al sindaco Ghinelli dopo che eh, aveva avuto un incontro a Caffari Costanti con il precedente sindaco Fanfani. Ghinelli poi noi avevamo riportato il tuo messaggio. Ghinelli si era impegnato anche a fare un giro della città insieme a te per vedere di risolvere il problema delle barriere architettoniche. Poi è stato approvato finalmente questo piano, il famoso PEBA, eh, che dovrebbe servire a eh, quantomeno contenere e limitare questo problema. Ti chiedo se sei soddisfatta. Se il sindaco si è fatto vivo, eh, o chi per lui, eh, e se vuoi dirgli qualcosa. Sì, siamo andati con il eh, mio ragazzo Federico a parlare appunto con il Ghinelli, abbiamo un po' esposto tutte le varie problematiche, soprattutto gli abbiamo fatto presente quanto è difficile poter entrare in un bar, in un ristorante, in un negozio, perché c'è lo scalino. Io ogni tanto il sindaco lo vedo in giro e... Nonostante sia stato approvato questo Pebbo, quando vado ad Arezzo io vedo che non è cambiato assolutamente niente. L'unica cosa che è cambiata è la nascita di un taxi attrezzato per le persone disabili e io spero che questo sia l'inizio, anche se eh, mi auguro che i tempi non vadano troppo per le lunghe, perché sennò divento vecchia prima io. Se tu invece dovessi prendere l'autobus, eh, ci sono problemi? Allora, qui a casa, in zona meridiana, prendo la 1D e per fortuna la rampa. Però, da come so, tanti altri autobus non, non, hanno, non hanno la pedana. Purtroppo, per esempio, quando sono stata là alla California... Mi sono trovata in difficoltà perché non c'è un mezzo di trasporto accessibile. E anche lì ho fatto casino, perché dove vado devo fare casino. Dove passa l'aria non cresce più l'erba. <ride> Però hanno chiamato il Tirreno, hanno chiamato la nazione, ma sono state parole al vento. E lì purtroppo se non mi aiuta il babbo di Federico io non vado da nessuna parte. Una delle tue battaglie è quella legata all'accesso alle farmacie. Tra l'altro, proprio recentemente, hai fatto un video davanti a una farmacia privata, diciamo, del centro, del Corso Italia, che ha questo scalino e la tua attenzione è stata attratta dal fatto che c'era un abbeveratoio, diciamo, per cani e tu dici, c'è l'abbeveratoio per cani, però i disabili non possono entrare. Eh sì, ieri ero in giro con... Un mio amico che ho trovato in centro, e casualmente siamo passati lì davanti alla farmacia e mi fa: No, scusa, l'hai visto quello? Indicando appunto l'abbeveratoio per il cane. Dice: Hanno messo quello, non hanno messo la rampa. Allora, siccome mi piace dar noia perché, infatti, cioè, uno scopo ce lo devo pure avere. E ho detto ma facciamo un video tra l'altro ci eravamo già stati anche con Rai3 appunto a parlare sempre con la solita signora e abbiamo fatto presente che uno in carrozzina non può entrare e secondo me è una cosa scandalosa perché le farmacie dovrebbero essere una priorità è come se io all'ospedale ci metto le barriere architettoniche cioè è una cosa che mi fa un po sorridere ho fatto uscire fuori la, la farmacista e niente mi ha detto sempre le solite cose che non, non la possono tenere fuori perché ci inciampano allora gli ho detto va bene allora perché non fate come fanno già alcuni negozi tra cui il sephora che è vero che è una soluzione un po blanda però meglio di niente che hanno una pedana di quelle rimovibili, la tenete dentro e poi la mettete fuori. Cioè, appena tu arrivi, sì. gli dicevano di entrare e la tirano eh, fuori sì. e poi la rimettono dentro. Eh, se non c'è altre soluzioni. Lei, questa farmacista sì. sosteneva che essendo nel centro storico, cioè, il comune non gli permetterebbe di, di togliere questo scalino, se ho capito bene. Sì, dicono tutti così, però... Alla faccia del pezzo. E eh, stranamente, <ride> ognuno ha la sua scusa, come mi dissero anche a Costanti, le donne con i tacchi ci cadono. Allora cavatevi i tacchi, devo dire. <ride> non sono obbligatori. Eh, infatti. Senti, ah, sì. senti, i tuoi hobby quali sono? Per esempio, Dì. lo sport c'è nella tua vita? C'è stato dieci anni di nuoto, poi hobby tanti, anche troppi. Si rinnovano continuamente. Comunque, il nuoto c'è sempre. No, ora ho smesso. Nessuno sport. Quindi. No, ora come ora no. E... Altri hobby, quindi, vabbè, oltre a che fare questi video. Leggo, trovi... scrivo, sono appassionata di film, eh, faccio video, appunto, mi piace fare le foto, fare la grafica, giocare a videogame. Eh. Beh, a giochi. carte giochi? Sì. Eh, ci giocavo quando c'era mio nonno, no. Allora. Allora. Allora, ci gioca mio fratello. <ride> <ride> Gioco giochi di società, sì, sì. Eh. Adamo. La tua. tua giornata tipo qual è? Ma, eh, una giornata tipo non ce l'ho perché... Diciamo, trovo sempre qualcosa da fare. Comunque mi piace molto Ora ci avrai anche resso. da studiare, perché se fai l'università studierai, no? E ora devo fare inglese, poi gli esami, per fortuna gli altri sono tutti finiti. Diciamo ma c'è rimasto solo l'esame sì, in inglese? Sì, l'esame in inglese che è la spina nel fianco di tutti. Eh, non è Soprattutto la mia, devo arrivare al B1, però faccio un po' schifo in inglese. Niente. Ma lo stai studiando? Sì, sì, lo sto studiando. Ah, vabbè, allora... <ride> Poi allora, si fa, in bocca testa, al lupo per questo esempio. Ma quando crepi. pensi di farlo? È eh, il 31 marzo. Ah, Allora, proprio in bocca al lupo eh. perché ci siamo. Eh. E la tesi su cosa la fai? La tesi sono riuscita a convincere il mio professore di basarla un po' su questo libro che sto scrivendo. Il tema principale sarebbe la resilienza, eh. la capacità di uscire da le difficoltà della vita. Ecco, comunque, direi che l'insegnamento di Laria anche per tutti noi, quindi non solo per chi ha un problema di disabilità, è un messaggio proprio per cercare di vivere con la vita normale, come è possibile anche vivere, anche grazie ovviamente ai mezzi che ci sono oggi, ma è un messaggio di grande forza anche per chi non è disabile, nel senso che per chi magari è depresso, per chi ha eh sì. vari problemi più o meno grandi, perché eh, insomma questo messaggio, questa carica che dai è trascinante. Io posso dire che ho avuto anche tanti problemi di autostima. E ancora oggi qualcuno ce l'ho, però ho fatto un grande lavoro interiore, anche, mi vergogno a dirlo anche dallo psicologo, poi mi ha aiutato un mio amico di internet. E, e sì, posso dire che si può uscire dalle difficoltà, bisogna cercare di guardarsi dentro e di capire che non tutto il male viene per noi. Anzi, spesso sono proprio le difficoltà che ti aiutano, molto più delle cose belle, perché quando arrivi anche un po' a toccare il fondo puoi solo, secondo me, risalire. Peggio di così penso che non possa andare. Bene, Beh, direi che il che... messaggio di... sì. che. Vuoi che vuol dare penso sia arrivato grazie grazie Laria della tua ospitalità grazie ringraziamo anche la mamma e il fratello che ci hanno fatto da, da pubblico e che sono stati davvero carini eh, ci rivediamo eh, giovedì prossimo con un altro incontro di A tu per tu ciao Buona, buonasera a tutti ciao Grazie